Ciao amici e amici, oggi vi parlo di una linea di bambole che sembrano Barbie ma non sono Barbie, sono le Star della Mattel 1979. Francamente non ne avevo mai sentito parlare, le ho scoperte assolutamente per caso e mi sono innamorato soprattutto, come vi ho detto nell'unboxing di maggio, se l'avete già visto, della grafica delle scatole e in generale del concetto di queste bambole. Io non sono propriamente un appassionato di Barbie o di cose simili nel modo più assoluto, però amo tantissimo la grafica dei giocattoli, amo le scatole, amo i concetti, la maniera in cui vengono dettagliati i personaggi e in generale il background che viene fornito a questi giocattoli. E Star, devo dire, ha un concetto che mi va veramente a genio. Se notate, c'è un qualcosa di Nigiren in questi giocattoli. Sono veramente, veramente carini. Dunque, vediamoli insieme. Allora, anzitutto, come potete osservare, è praticamente una Barbie. Siamo di fronte a una bambola molto, molto simile, assolutamente compatibile con una Barbie. Vedete che si tratta fondamentalmente di liceali. Questi personaggi sono dei liceali. Ce n'erano quattro in tutto. La protagonista biondina era Star. Poi c'erano le sue amiche, che erano Tracy e Kelly. Kelly con gli occhiali, Tracy era una specie di pattinatrice. E poi c'era il fidanzato di Star, Sean, che quindi era un giovane Ken, diciamo così. Ora, mi piace tantissimo intanto il logo, il modo in cui questi colori, queste stelline, questi arcobaleni vengono resi, sono molto molto carini. Sono, direi, uno stile assolutamente fine anni 70, primi anni 80. Tra l'altro queste illustrazioni ricordano molto la Barbie di quell'epoca e i disegni meravigliosi che giravano nelle confezioni, nei cataloghi, nei loghini, eccetera eccetera. Guardate, vi mostro giusto un paio di esempi tanto per farvi capire di che cosa stiamo parlando. Allora, un'altra caratteristica di appunto questa linea di bambole liceali, diciamo così, era che la scatola richiamava, guardate, un quaderno. C'erano addirittura i buchi disegnati, guardate che forte. Questo per richiamare appunto la natura scolastica di questi personaggi. Ora, la scatola nascondeva tantissimi dettagli. Intanto c'erano delle foto qua, dei disegni che rappresentavano delle foto dei momenti della vita scolastica dei personaggi. Vedete che cambiavano. Io qui ho due personaggi, Star e Kelly. Gli altri due non ce li ho ancora. Li vedremo magari in futuro, appena li troverò. Poi avevamo qui un'altra immagine con logo del personaggio, ogni personaggio aveva il suo logo personale. Dietro avevamo un bel disegno col personaggio per intero. Dunque Star ha sempre successo. Ora, il fatto che ci sia l'italiano ci fa capire che questa bambola è arrivata in Italia, anche se io veramente non me la ricordo, non ho mai trovato nessuna pubblicità su Topolino o su altri giornalini. Se qualcuno di voi se la ricorda o la conosce, mi faccia sapere perché possiamo parlarne insieme. Dunque, qui ci fa presente che Star ha degli amici. Vedete, ci sono addirittura gli autografi sulle foto. Love, Sean, Kelly, Tracy. E qua ci dice che i quattro personaggi sono venduti separatamente. Poi ci sono degli accessori. Allora, ogni personaggio aveva differenti accessori legati all'adolescenza e alla scuola. Tra l'altro questi personaggi avevano differenti abilità e caratteristiche, quindi gli accessori le rispecchiavano. Vedete che per esempio qui c'è un microfono e un tamburello, un telefono col filo, le scarpe, pettinino e fermagli e qui un parfait, una coppa gelato. E qua addirittura i libri di scuola, che cosa carina. Kelly, come vedete, aveva altre immagini, altre illustrazioni, altro logo. Allora, qui c'è scritto che Kelly è l'amica graziosa e intelligente di Star, quindi lei è la più intelligente nel gruppo, la più sveglia. Vedete anche lei al suo bel disegnino.
anche qui dietro un'illustrazione completa. Questo look anni fine 70 inizio 80 è bellissimo, mi fa troppo divertire, è veramente una roba coloratissima. Credo che rappresenti al 100% lo spirito del mio sito, perché in effetti, se ci pensiamo bene, il momento più interessante è stato veramente il passaggio tra gli anni 70 e 80, dove sono sorte le cose più incredibili. Vediamo che Kelly ha degli accessori differenti, ha anche lei dei libri, qui ha una specie di banjo, credo, anche lei ha un telefono, scarpe stivali, pettinino e occhiali da vista, e questa sembrerebbe una coppa gelato con tanto di cucchiaio. E poi guardate, un'altra cosa che ho trovato è l'automobilina. Questa qui è una specie di auto sportiva tipo mini buggy di Star, quindi c'era questo accessorio disponibile nella linea, c'erano anche dei vestiti. I vestiti li vedremo la prossima volta con le altre due bambole, quando le troverò. Probabilmente ci vorranno dei mesi, non lo so. Questo ve lo dico perché se cercate le bambole di Star le trovate facilmente in America, ma costano un bel po'. Io invece ho avuto la fortuna di trovarle qui in Francia a un prezzo piuttosto basso, perché non sono ricercate, non sono famose, non sono richieste, quindi ho avuto molta fortuna. Lo stesso vale per l'automobile. Questa è la migliore che ho trovato su eBay, in condizioni migliori. C'era tanta gente che la vendeva con l'antenna rotta o senza antenna, gli adesivi erano rovinati. Questa invece è proprio sigillata. Dopo la vediamo bene insieme. Tra l'altro questa automobilina ha lo stesso stampo di quella di Ridella. Sto preparando un servizio sul riciclo parti della Mattel, poi vedremo insieme questa cosa. Guardate che bello questo disegno, dove ci sono tutti i personaggi insieme che fanno una gita all'aria aperta, la macchinina in lontananza e loro che suonano e cantano e fanno casino tutti insieme. Tra l'altro vedete, tutti e quattro hanno degli strumenti musicali. E buon, questo è tutto. Qui c'è una foto con due personaggi. Vediamo come sono le bambole all'interno. Allora guardate, questa è sigillata, però si è un po' scollata, come capita spesso col tempo. Apriamola del tutto e vediamo un po' com'è la bambolina dentro e come sono questi suoi accessori. Ora penso che esattamente come abbiamo fatto per la famiglia Cuore possiamo sfilare la bambola senza fare troppi disastri. Era una cosa abbastanza comune della Mattel, quindi non dovrebbe essere una cosa complicata. Allora guardate, il volto è molto carino, i capelli sono tenuti bene, vedete che ha dei nastrini, ha i libri tra le mani, i vestiti sono molto simpatici, sempre ben fatti, e qui guardate c'è una stella, la stella di Star. Ecco, qui ha solo le calze, questo perché le scarpe sono contenute in questo sacchetto. Vediamo un po'. Allora, questi accessori sono di una plastica abbastanza leggera, non proprio il top. Però mi sembra che fosse una cosa generica delle Barbie. Vedete, qui avevamo le scarpine, il telefono, guardate che forte. Ecco, montato il telefono, così abbiamo un telefonino. Guardate qua. E questo è il telefono di Star montato. Drin! Ecco, qui era un po' tutto da montare. E qui avevamo la coppa gelato. Hai capito, Star? Mica scema che si fa confezionare con una bella coppa gelato. Guardate qua. Peccato che non fossero un po' più colorati, però vabbè, stiamo parlando del 79, era già un'incredibile quantità di accessori. Il microfono, ah, qui ci sono anche degli zoccoli, anche questo molto anni 70. Quindi avevamo una scelta di scarpe, avevamo due paia di scarpe, poi c'era il pettinino e niente, questi erano gli accessori di Star. Ve la faccio vedere più da vicino, non sto a toglierla dalla confezione perché non ho certo intenzione di giocarci. Vedete, i libri erano proprio fatti di carta, c'erano le pagine dentro, si potevano aprire, che carini. A quanto pare lei è brava in matematica e questa è la bambola di Star, guardate che bellina. Vediamo Kelly. Allora, Kelly non ha la scatola scollata, quindi mi sa che la dobbiamo proprio aprire, vediamo un po'. Ecco fatto, abbiamo aperto anche Kelly, vediamo un po' come dentro. Tra l'altro devo dire mi piace molto la caratterizzazione di questi quattro personaggi, il fatto che siano così tanto diversi. Voglio dire, a volte Barbie e le sue amiche erano, sì vabbè,
faccia e colori magari dei capelli diversi, ma fondamentalmente eravamo sempre di fronte alle stesse cose, cioè tutto vestiti eccetera eccetera, ma insomma questi personaggi erano carini perché erano caratterizzati un po' meglio. Guardate che bei riccioli, gli occhiali, il libro di storia, quindi lei è più forte in storia a quanto pare. Questo personaggio mi piace davvero molto, è simpatico. Stivaloni con le calzine in pizzo, che forte, e pantaloncini corti. Magici anni 70. Tra l'altro i personaggi, avete visto, avevano anche dei colori specifici, vedete che li aveva tutto verde. Allora, qui abbiamo un banjo, una scelta davvero strana per un personaggio, per uno strumento, con tanto di laccetto. Anche qui abbiamo il cavo per il telefono. Ecco, non avevamo visto il pettine. Anche qui delle scarpe, piccolo cucchiaio e la coppetta del gelato. E questi sono gli accessori di Kelly. Diamo un'occhiata di nuovo da vicino a Kelly. Vediamo un po'. Molto carina. Allora, diamo un'occhiata a questa automobile. Vediamo com'è fatta dentro. Niente, una bella automobilona di plastica. Tra l'altro, guardate un po', qui c'è scritto 1972 Mattel. Significa che questa non è la prima volta che lo stampo di quest'auto viene usata. A questo punto dovrò capire per chi è nata questa automobile. Chissà se è stata Barbie o Big Jim o chissà. Dovrò fare delle ricerche. Vedete che i sedili vanno montati e dentro abbiamo un sacco di adesivi da applicare, che non starò a fare adesso. Quest'auto ve la farò vedere poi per bene quando avrò gli altri due personaggi, vedremo anche l'auto finita. Questa recensione è divisa in due parti, la prima parte ve la sto facendo oggi, la seconda quando avrò le altre due bambole e un po' di foto di vestiti. Non penso di collezionare i vestiti, ma sicuramente potrò mostrarvi qualche foto. E con questo ho finito, cari Nigi amici. Ancora una volta voglio bullarmi per aver fatto una recensione su giocattoli che nessuno ricorda e che pochi conoscono. Io spero di allargare i vostri orizzonti, spero che vi interessi vedere cose nuove, perché ho intenzione di continuare. Questo perché, essendo io una persona molto curiosa e adorando le novità, davvero credetemi, mi diverto tantissimo a parlarvi di questo tipo di cose. Per me sono scoperte, è come scavare e fare, come dico sempre io, archeologia giocattolosa. Vi auguro buona domenica, alla prossima! Condividete, iscrivetevi e lasciate dei commenti. Grazie ancora, ciao!